1957 l'impegno agonistico della Maserati proseguì su due fronti, quello del Mondiale Sport e quello del Mondiale Formula 1. Nel primo vinse a Sebring e in Svezia e grazie ad altri piazzamenti, tra cui il quarto posto assoluto alle 1000 miglia, si classificò per il secondo anno consecutivo al secondo posto assoluto dietro alla Ferrari. Nel secondo fronte, quello della Formula 1, la Maserati raggiunse il titolo iridato tanto agognato puntando sul 4 volte campione del mondo Fangio e sulla veloce e affidabile 250F, giunta alla sua massima evoluzione aerodinamica e meccanica con un propulsore a 6 cilindri di 2,5 litri di cilindrata, in grado di esprimere 270 cavalli di potenza massima. Al Gran Premio di Monaco, a cui si riferiscono le immagini, Fangio giunse, dopo la vittoria ottenuta in Argentina, nel ruolo di gran favorito. A sbarrargli la strada, a inizio gara, fu Moss con la Vanwall, che però, uscendo di pista al terzo giro, innescò un incidente che coinvolse le Ferrari di Collins e di Mike Hawthorn, uscite di strada nello stesso punto, l'una dopo l'altra. Dopo il movimentato incidente, Fangio con la Maserati si ritrovò al comando davanti a Tony Brooks e alla Vanwall e allo statunitense Mustang Gregory, un pilota privato, assistito con un occhio di riguardo da parte della Maserati stessa. Fangio, ottenendo la seconda vittoria stagionale, si aprì la strada per il 5° alloro mondiale, il primo ottenuto al volante di una Maserati. La stagione 57 proseguì con il Gran Premio di Francia a Rouen. Fangio siglò il giro più veloce in prova, precedendo il compagno di squadra Berin e il ferrarista Musso. In gara Fangio dominò fin dal primo giro sempre con la 250F, davanti ai ferraristi Musso e Collins. Berin si classificò solo sesto.